Bella ragazzi, bentornati. Abbiamo deciso di fare un video un po' speciale, nel senso potremmo iniziare questa sera se vi piacerà, se riceveremo un certo numero di like o di visualizzazioni. È un vlog, nel senso, come vedete stiamo camminando, Dino riprende, io in grado di farlo. E stiamo camminando in un paese disabitato, infatti adesso andremo in un paese un po' più abitato e faremo delle domande alla gente come. Non so come mi sto. No, ma sta riprendendo bene, dai. Faremo delle domande alla gente, nel senso che è un vlog un po' speciale. Il vlog generalmente c'è una persona che parla, si riprende e poi ed è in camera sua, invece noi andiamo in giro e lo chiediamo alla gente, per chi li segue, come i The Show in pratica, però noi siamo in tre e noi faremo le domande alla gente un po' più serie. Ci proveremo e l'argomento ricorrente, che è inquadratura di merda, e lo so, ma l'argomento ricorrente sono i mondiali. Naturalmente noi oggi che lo giriamo sono finite entrambe le semifinali, come il trionfo della Germania e il passaggio dell'Argentina, e secondo me l'Olanda poteva anche fare, sì, ma non ricorre il loro portiere specializzato nei rigori, che è Krul, però non l'ha fatto. E niente, quindi faremo le domande sui mondiali. Naturalmente quando pubblicheremo i mondiali saranno già finiti, credo la finale sarà già stata fatta, però noi faremo comunque delle domande riferite magari a degli errori dell'Italia, agli sbagli di impostazione di chi è la colpa, e poi magari anche le domande sulle altre squadre, tipo la sorpresa, la Costa Rica, l'altra sorpresa, l'Uruguay, il morso di Suarez, esatto, il naso di Chiellini, la faccia da culo di Balotelli, tutte queste domande qua. E niente, adesso come vedete non c'è praticamente nessuno. Per fortuna, perché sennò mi prendevano per coglione. Esatto, e poi quando arriveremo, niente, riaccenderemo la telecamera. Abbiamo trovato la prima persona a cui faremo delle domande. La prima domanda che faremo è: secondo te chi ha sbagliato nel club italiano che ci ha portato l'eliminazione? Prandelli. Perché? Formazione. Soprattutto nell'ultima partita con le sostituzioni ha sbagliato, mentre dentro Cassano. Che è mobile, che non correva, metteva dentro Cerci, metteva Thiago Motta a posto di Aquilani. Thiago Motta che si mette dentro qua, esatto, è capace di giocare. Sono d'accordo. Vabbè, niente, grazie Nico per la tua opinione. Il primo imputato è Prandelli, quindi a dopo. Bella ragazzi, abbiamo trovato un'altra persona a cui fare delle domande, e la domanda a cui faremo è la stessa di quella precedente, quindi di chi è la colpa secondo te dell'eliminazione dell'Italia in girone, ragazzi? Tutta la squadra. Secondo me è la voglia dei giocatori, sì, che sì, manca completamente. Tutta la squadra. Ci sono varie cause, però. Va bene, grazie ragazzi per le risposte. Bella ragazzi, abbiamo trovato altra gente a cui fare le domande, altre tre persone. Partiamo da te. La domanda è: cosa ne pensi della Costa Rica, di come è arrivata ai quarti, questa sorpresa? Ma è una squadra, cioè non è una squadra con un livello calcistico molto alto, e ha riuscito a passare contro l'Italia, a vincere la partita, perché fisicamente erano più preparati al caldo, correvano di più. Niente, è uscita ai quarti, contro l'Olanda, contro l'Olanda. Ai rigori, quindi è anche abbastanza accettabile come risultato. Prossimi mondiali cosa farà? Un cazzo, non si qualifica nemmeno. Grazie. E come mai l'Italia è stata eliminata ai gironi, secondo te? Secondo me l'Italia è stata eliminata ai gironi perché non c'avevamo voglia di giocare. Tutti. Migliore dell'Italia ai mondiali? Secondo me Pirlo. Va bene, grazie anche a te. Siamo all'ultimo. Allora, la domanda è: cosa ne pensi, a parte che si chiama Suarez, cosa ne pensi del morso di Suarez a Chiellini? Allora, secondo me è stato un po' un coglione anche l'arbitro, perché non l'ha visto all'inizio, perché poi gli hanno detto. Beh, Chiellini è stato anche onesto, perché voleva ridurgli la pena a Suarez, quindi è stato anche gentile, abbastanza bravo. Suarez è stato un po' un babbo. Infatti, Suarez è stato un po' un babbo perché non è la prima volta. E quindi adesso come pena è un po' lunga per lui. Quindi. Vabbè, grazie anche a te. Niente. Allora, abbiamo trovato un'altra persona a cui fare delle domande, cioè abbiamo fermato la sua auto, gli abbiamo bucato le gomme, adesso gli chiediamo: per te qual è la causa dell'eliminazione dell'Italia in Europa? Perché ha messo, ha sbagliato le convocazioni e ha sbagliato a mettere la formazione in campo già dall'inizio. Mm.
Grazie a voi. Bella ragazzi, le domande sono finite. Purtroppo non siamo riusciti nel nostro intento di fare 10 domande a 10 intervistati diversi perché 4 persone dovevano andare a lavorare alle 5 di pomeriggio. E boh, quindi abbiamo chiesto solo ai minorenni che ci sono capitati, che purtroppo andavano a lavorare solo di notte e il lavoro minorile non era ancora così progredito in Italia. Abbiamo chiesto a 4 persone di chi fosse la colpa rispetto al fallimento dell'Italia e si sono equamente divise in 2 giudizi. Il 50% ha detto che la colpa era di Prandelli e l'altro 50% della squadra intera. Esatto, quindi per ora gli imputati sono i Prandelli e tutti i giocatori assieme. Altre 2 domande sono state sulla Costa Rica, il morso di Suarez. La domanda sulla Costa Rica ha detto che è stato tutto culo, invece quello di Suarez è un babbo. E l'arbitro non ha messo un cazzo e la pena è giusta, però Chiellini è stato simpatico con il niente, le risposte sono state di qualità e quindi per questo primo vlog è tutto, ci vediamo alla prossima, ricordate di mettermi un mi piace, di iscrivervi, bella!